La parabola del seminatore riguarda soprattutto noi. Parla infatti del terreno più che del seminatore. Gesù effettua, per così dire, una radiografia spirituale del nostro cuore, che è il terreno sul quale cade il seme della parola. Il nostro cuore, come un terreno, può essere buono, e allora la parola porta frutto e tanto, ma può essere anche duro, impermeabile. Fra il terreno buono e la strada ci sono però due terreni intermedi nella parola, che in diverse misure possiamo avere in noi. Il primo, dice Gesù, è il terreno sassoso, dove i sassi della pigrizia prevalgono sulla terra buona, dove l'amore è costante e passeggero. C'è poi l'ultimo terreno, quello spinoso, pieno di rovi che soffocano le piante buone. I rovi sono i vizi che fanno a pugni con Dio, che ne soffocano la presenza. Gesù ci invita oggi a guardarci dentro, a ringraziare per il nostro terreno buono e a lavorare sui terreni non ancora buoni. Chiediamoci se il nostro cuore è aperto ad accogliere con fede il seme della parola di Dio.